Thank mm -hmm. you. Buonasera a tutti. Ben ritrovati. È la prima diretta che faccio dopo tanto tempo. Sarebbe stato bello parlare di, insomma, vesuviana, dei progetti che stiamo portando avanti, del lavoro che stiamo facendo, ma ahimè Dobbiamo continuare a parlare di questo maledetto virus che onestamente, vorrei dire pure una mala parola, ci ha rotto veramente, ha rotto tutto, ha rotto tutti gli equilibri, ha rotto tutte le relazioni, ci sta facendo vivere una vita davvero brutta e da soli. Con i pochi intimi che possiamo avvicinare. Questo momento, tra virgolette, è anche un po' tragico perché esce fuori da parte delle persone tutta la cattiveria che ha dentro rispetto alla funzione, al ruolo di un sindaco che altro non fa che cercare di dare ausilio, di dare aiuto ai propri concittadini anche nelle scelte che le scelte non sono mai difficili le scelte di un sindaco rispetto alla pandemia non sono mai semplici da prendere e non sono mai quelle giuste perché ti trovi in mezzo all'incudine al martello però è il gioco delle parti e va bene così l'unica cosa che contesto è la cattiveria di alcuni pseudo contatti che ho sui, sul profilo social che sprigionano nei miei confronti, sulla mia persona. E questo vabbè, io lo dico giusto per dire che siete la schifezza della mia città, la feccia, quando offendete un uomo che solo altro non sta facendo che il suo dovere. Va bene? Questo ve lo dovevo, adesso veniamo a noi. Allora, in questi giorni si è, è dibattuto tantissimo della chiusura delle scuole e se voi avete una memoria storica dovete sapere che siamo uno dei pochi comuni che ha tenuto aperte le scuole. Finché ha potuto, ci sono comuni limitrofi che alcune, scu alcune scuole non le hanno proprio aperte, proprio per la, la diffusione sul proprio territorio di, di tantissimi contagi. Oggi su Somma vesuviana tra positivi attivi e persone in quarantena ci sono circa 400 persone, 420 persone a casa, che chi in un modo o chi in un altro sta soffrendo per questo maledetto virus. Questo virus, purtroppo, ahimè, ai noi è entrato anche nel, nel mondo della scuola. E fortunatamente che ci è venuta l'idea di eh, formare una task force fatta di, da dirigenti, dai dirigenti scolastici presenti sul territorio, dai medici, dal rappresentante dei medici di base, dal rappresentante dei medici pre, pediatrici, i rappresentanti dei, eh, dei genitori. È stato un escalation. Dal primo giorno che abbiamo formato questa task force, il rappresentante della, della mia amministrazione per il mondo della scuola, Rubina, tutti insieme, gli assessori a ramo, tutti insieme abbiamo condiviso il crescendo di questo, di questo ingresso nel mondo della scuola del virus. Qualche caso sporadico nei primi 15 giorni, qualche classe in quarantena, ma poi venerdì scorso, da venerdì e domenica, la situazione è precipitata. Vi ricordo che lunedì scorso ho chiuso le scuole medie con sommo dispiacere perché, onestamente, a gennaio ho deciso di seguire pedissequamente ciò che diceva la regione Campania di riaprire le scuole e io l'ho fatto. Dal primo giorno non ho pensato a nessuno che mi diceva "No, i bambini devono stare a casa", perché io volevo l'incontro tra i ragazzi. Volevo evitare queste crisi, questi anche momenti strani psicologicamente per questi bambini, oggi vanno, domani non vanno. Stanno vivendo anche loro un momento davvero difficoltoso. A differenza delle fasi precedenti si stanno verificando però numerosi casi tra i bambini. Nella scuola dell'infanzia si stavano formando dei veri e propri, eh, propri cl cluster in gergo inglese, per chi lo sa parlare, eh, non io. Allora che fa un sindaco? A estremi mali, perché la, la pandemia non era insita nella scuola. La scuola era libera, disinfettata, di, eh, pronta per accogliere i ragazzi e lo ha fatto grazie ai dirigenti scolastici che ci hanno, grazie al lavoro della mia amministrazione, che ha reso le scuole quanto più funzionali è possibile. Sono arrivati i banchi a dicembre. C'è stato tutto un lavoro fatto a gennaio abbiamo riaperto le scuole. Ma le scuole devono stare chiuse e non lo dice Salvatore Di Sanno che qualche giorno prima ha detto ok devo chiudere le scuole perché ci sono dei casi all'interno delle scuole materne nelle primarie nella scuola media che stava diventando già un bubone perché questo bubone che voi negazionisti, voi qualunquisti siete abituati a fare no, madonna il sindaco ha chiuso le scuole no, il sindaco ha aperto le scuole ehi ci ha da fare perché noi stiamo lavorando per voi e tutte le decisioni che prendiamo le prendiamo ragionando insieme, non da solo, perché poi ho voluto tutta una squadra, una equip di persone fantastiche, preparate, compresi i genitori che ci hanno dato una grossa mano, i rappresentanti dei genitori, proprio per evitare questi problemi. io che faccio? Chiudo la scuola, vengo attaccato come chissà che cosa ho fatto e che ho fatto? sto tutelando voi voi tutti voi dite che non è colpa delle scuole le scuole devono stare aperte ma se entrano casi nelle scuole scusate ma che cosa dovrei fare? ditemelo voi voi che siete tantissimi eh, ci sono tantissimi professori qua dentro tantissimi cosa dovrei fare? cosa avrei dovuto fare? Niente, io le ho chiuse a ragion veduta per non spostare il virus entrato nella scuola, nelle vostre abitazioni. Voi dite no, ma le scuole devono essere aperte, dobbiamo chiudere i bar, dobbiamo chiudere i negozi. E poi che ci mangiamo? Eh? Quei signori che stanno aperti per guadagnare la giornata, che fanno? Allora perché non diciamo un'altra cosa? E non l'ho detto io eh, perché io sarei di parte, l'ha detto un medico. Il rappresentante dei medici di base, ha detto: testuale il virus, scorre e corre nelle famiglie. Nei luoghi di lavoro, purtroppo dice: Ma tu devi, devi controllare i bar, barra. Se devono chiudere eh, perché se ne chiudono e mezzo. Stanno in difetti, il virus è entrato dalle 6 alle 6 e mezza. Eh, dai, ah, aspettiamo. Allora, diciamo così: che i gestori dei bar alle 6 devono chiudere il bar e fare solo il trasporto. Solo, no, devono solo portare a casa delle persone i caffè, i cornetti, gli aperitivi. Si organizzano così, chiudiamo i bar. Noi con le pattuglie stiamo uscendo di sera alle 7:15, e un quarto e andiamo anche ad avvisare. Cari signori, chiudete il bar, per cortesia, non lo fate per me. Ci sta chi rispetta, chi non rispetta. E allora, questo è nella, nel gioco delle parti, è nel gioco della vita. Ci sono le persone che seguono le regole e le persone che dicono tanto a me non me ne frega niente. E non funziona così. Non funziona così perché il rispetto delle regole, il rispetto nelle vostre case, i figli vostri, se potete rifare, evitare di uscire, se non vanno a scuola si possono stare pure a casa, no? Ma devono uscire i ragazzi, perché? Ma non è il momento di uscire, è il momento di stare a casa con i propri genitori, i propri familiari. C'è tempo, stiamo perdendo un anno della nostra vita. Ma questo virus, purtroppo, se non ci vacciniamo tutti quanti, non se ne andrà allora, conviveremo con chiusure delle scuole e aperture delle scuole e poi oggi pomeriggio, anzi stasera circa mezz'ora fa è arrivata una nota della unità di crisi della regione Campania non Salvatore Di Sarno, il vostro sindaco che dice domani mattina scriveremo ai prefetti e ai sindaci per far chiudere le scuole e fare didattica a distanza non l'ho detto io non l'ho detto io l'ha detto l'unità di crisi e sicuramente saranno scienziati io sono poveri scemi ma non lo sono non lo sono attenzione L'aver preso questa decisione di chiudere le scuole ha evitato una vera e propria catombe nella nostra città. Voi vi dimenticate che noi abbiamo pagato già un prezzo durissimo da ottobre a dicembre, nella prima fase da marzo, 18 morti, 2.000 positivi. Per me, questi sono dati da guerra. Eh. Scusatemi se leggo, ma devo leggere i dati in, me, in mio possesso. Allora, io da solo non ce la faccio. Mi dovete dare una mano voi, voi cari concittadini che siete sempre premurosi, fate tutto nel migliore dei modi. Dovete darmi una mano ancora di più. Dovete aiutarmi a uscircene da questa pandemia. Non è giusto che scaricate le colpe anche vostre di genitori, qualcuno, eh, perché io so che il 90% della mia città rispetta le regole. Aiutiamo quel 10% che non le rispetta a rispettarle, tenendoci i nostri figli a casa. Non li facciamo uscire. Penso che sia una cosa giusta. Perché il virus purtroppo, ahimè, ora sta circolando nei, tra i bambini. Cosa mai accaduta nella prima fase? Nell'Umbria è diventata zona rossa da 3-4 uh, da una settimana. C'è una variante, si chiama variante brasiliana, che colpisce i bambini da 3-6 anni. Parlano di uno stato di guerra in Umbria. Vogliamo farla arrivare pure a Somma? Poi dopo, che succederà? Chi ne pagherà le spese? I nostri eh, congiunti più anziani, chi ha difficoltà respiratorie? E poi non basterà l'ambulanza, non basterà niente. La visibilità sui social del sindaco, che pure questa è stata contestata, ci saranno solo morti, vittime di una carneficina annunciata perché è stata annunciata, strannunciata. I controlli non ho abbastanza forze di polizia municipale per fare i controlli mi dovete dare una mano voi come mi date una mano tutti i giorni con i cani a passeggiare e a pulire gli escrementi questo voglio e non andate a cercare il pelo nell'uovo Cercate di fare le persone serie. Io parlo sempre a quelli là che denigrano spudoratamente, senza, come se non ci fosse un domani. Alle persone rispettose, che sono il 90% delle persone che mi stanno seguendo in questo momento, dico grazie per quello che state facendo per la mia città. Grazie per rispettare le regole, usare la mascherina e il distanziamento. Ma no, non basta. Non basta, abbiamo bisogno ancora del vostro aiuto. Dateci una mano a uscire, veramente. Perché io vedo cose veramente strane: persone che non. Che non scusatemi. Vabbè, vedo persone che. Eh, I ragazzi, io capisco i ragazzi che si vogliono divertire, pure io sono stato ragazzo, tutti quanti lo siamo stati Uscite ragazzi, mettetevi una mascherina oppure evitate. State sempre sui social. Fatevi una video chiamata in più in questo periodo. Purtroppo è così: si combatte solo col distanziamento. Si combatte solo stando a casa. Si combatte rispettando le regole. Io altro non posso fare. E questo non è. Dice, io, ah, qualcuno ha scritto: Ponzio Pilato, io sono Ponzio Pilato. Io le decisioni le ho prese, ma mi sarei aspettato poi. Anche dici bravo, sindaco! Invece no, Eh no, non va buono. Eh. Andiamo a Cesare perché è di Cesare. Io non sono Ponzio Pilate, non mi sono mai lavato le mani. Mi sono assunto sempre le mie responsabilità nel rispetto dei ruoli. No, ma io non, è, non mi sto pigliando coloro. Non sono, sono un po' rosso perché la luce è un po' strana, ma non sono arrabbiato. Anzi, sono sereno perché insieme. Agli uomini alle donne della task force, e con l'aiuto dei cittadini che vogliono bene, effettivamente e sinceramente a Somma Vesvia, stiamo cercando di uscire dalla pandemia. Non abbiamo tantissimi casi, ma stanno in aumento. La regione, l'unità di crisi ci ha detto che dobbiamo andare a verificare, chissà che cosa domani ci propineranno dalle altre sfere. Noi Ce ne assumeremo la responsabilità perché poi la patata bollente è sempre la nostra. Ci hanno detto mettete i ragazzi in dad. Va bene? Non l'ho deciso io, perciò facite serie. Va bene. Non mi dimenticate che io quando c'è stato da chiudere le scuole non ho pensato a nessuno. Ho fatto il mio dovere, all'epoca e lo sto facendo adesso. Abbiamo resistito questi 20 giorni perché c'è stato il virus, stentava ad entrare. Purtroppo, non è visibile, non lo possiamo cacciare. Ehi, tu, virus, fuori dalle scuole, non lo possiamo fare. Ce ne siamo assunti la responsabilità di chiudere le scuole e ce ne assumeremo anche domani mattina, se dovesse essere. E con coraggio, anche adesso, siamo stati gli unici a tenere aperte le scuole, quando in altri comuni non sono state aperte. Lo abbiamo fatto per dare un pezzo di normalità a questi ragazzi, a questi bambini e bambine. Ora la situazione però è cambiata e abbiamo chiuso. Allora, i commercianti rispettassero le regole. I bar sono quelli che vengono nominati da voi, non da me, perché io li rispetto ai lavoratori dei bar ai gestori del bar però una mano in più alle 6 6 quarta chiudiamo c'è stata una giornata intera vi ricordate a febbraio e marzo stavamo tutti chiusi vogliamo ritornare a quell'epoca là e poi che, che facciamo andiamo a rubare ci cioè andremo a rubare tra di noi no allora un po di rispetto per chi ha il coraggio delle proprie scelte e delle proprie azioni e un po' di rispetto sarà ricambiato con il 100% in più. Perciò, commercianti, vi prego, stateci vicino, perché sono mesi anni. Onestamente, non è solo la mia, è soprattutto la vostra. Se chiudono le vostre serrande, è la fame, si va alla fame. Allora, contesto, io contesto le mamme che dicono andate a guardare da un'altra parte, i bambini a scuola devono andare. Le contesto, perché non è così, le scuole abbiamo tenuto aperte mentre altri comuni hanno chiuso. Contesto le mamme per la data, i bambini devono andare a scuola e fin quando ho potuto l'ho fatto, però adesso c'è un'emergenza e le scuole sono state chiuse per questo motivo. Cari tuttologi, vi ringrazio per avermi seguito, i tuttologi eh, non i miei cittadini, perché i miei cittadini sono quelli che rispettano le regole. Io parlo di quelli là che i professori, quelli là che sanno tutto. Sanno tutto. Cambiate mestiere. Una cosa io una cosa non la so fare bene. Voi sapete fare tutte queste cose. Buona ma miseria. E perché non vi siete candidati? E perché non siete stati eletti? Perché non avete governato questa città? Forza e coraggio, forza Va bene, se dovete farmi qualche domanda, se no ci andiamo a vedere la partita tra due squadre del nord. Io sono tifoso del Napoli, nel bene e nel male. Ma fa quasi una schifezza, Napoli comunque. Siamo felici di farlo. Qualche domanda? I denegratori seriali non li vedo, mannaciali seri. I tutologi, dove state? Perché non scrivete qualcosa? Non scrivono, non scrivono, guardano, favellano, fanno le foto. Niente. Va bene. Vado a festeggiare il compleanno di mamma. Sono l'uomo più felice di questo mondo perché ho ancora i miei genitori. una moglie bellissima mi godo la mia famiglia stasera eh ho messo qualche chilo si sì, luigi ha ragione mannaggia la miseria la pandemia mangio male vabbè vi auguro una buona serata a tutti grazie ciao Armando ciao carmine Voi siete il mio orgoglio, i cittadini di Somma Vesuviana. Io sono l'uomo più felice di questo mondo perché dal primo giorno ad oggi ho dato tutto me stesso per questa città. Buona serata a tutti e grazie per avermi seguito. Forza Napoli e forza Somma Vesuviana.